Ladri in azione a Parco Abate, dove la scorsa notte è stato messo a segno un furto in casa dei genitori di Francesco Pionati, direttore di Radio Rai e GR1. L'appartamento è stato completamente ripulito da gioielli, oggetti preziosi ed effetti personali. I ladri sono riusciti ad entrare nell'appartamento attraverso un balcone che hanno raggiunto arrampicandosi. Il furto sarebbe avvenuto nel fine settimana. In genere il bottino trafugato, seppur non ancora quantificato. Ad accorgersi dell'accaduto è stato un familiare che immediatamente è dato d'allarme. All'interno dell'appartamento, che si trova al terzo piano, sono stati fatti anche dei danni alle suppellettili. Nello stesso stabile i ladri sono entrati in un altro appartamento dal quale hanno tentato di portare via una cassaforte. A poca distanza dal luogo dove è avvenuto il furto c'è un asilo e suor Irene, addolorata stamane, ha preso la notizia senza nascondere la propria preoccupazione. Dobbiamo andare avanti con l'aiuto di Dio, che c'è solo Lui ci può proteggere e guardare, perché questi oramai sono troppi giovani disoccupati, troppi giovani senza lavoro, con tanti vizi, e in qualche modo devono provvedere che dobbiamo fare. Quello appena trascorso è stato un altro fine settimana durante il quale i ladri hanno agito anche nei comuni vicini al capoluogo, come nel caso di Mercogliano, dove è stato svaligiato un appartamento. Anche in questo caso il bottino è stato cospicuo. I malviventi hanno colpito anche ad Aiello del Sabato, dove hanno compiuto un furto all'interno di una villetta con i proprietari di casa che dormivano al primo piano e che fortunatamente non si sono accorti di nulla. Ladri sempre più scatenati nonostante i controlli e cittadini sempre più preoccupati.